Buongiorno, siamo qui a Galatone oggi a fare questa versione, diciamo così, ridotta del Piccolo Principe, un allestimento che ci sta impegnando già da diverso tempo. E la versione metropolitana, questa che io chiamo, è un modo, diciamo così, abbastanza pratico e sportivo di definirla, nel senso che il testo rimane sempre quello che è nella versione con l'allestimento completo, solo che qui viene liberato da tutto ciò che è la scena e rimane il racconto vivo. Lo spettacolo è rivolto ai ragazzi di una scuola che, come si può sentire dallo sfondo, già stanno scalpitando. Un'esperienza molto bella, perché c'è l'esperienza del palcoscenico, che gli attori, i costumi, di recitare, poi pure queste due, la versione metropolitana diversa da quella classica, che è un po' più difficile da stare nei panni del Piccolo Principe, però c'è sempre una grande esperienza, molto bella. Disegno che rappresentava un serpente boa nell'atto di inghiottire un animale. Il disegno era presa poco così. Meditai a lungo sull'avventura della giungla e a mie volte riuscii a tracciare il mio primo disegno. Sì, il disegno numero uno, ecco, era questo. Ha paura del mio disegno? Paura? Ma perché dovrei spaventarmi per questo tempo? Il mio non era il disegno di un cappello, ma era quello di un serpente boa che digeriva un elefante, e affinché tutti vedessero chiaramente che cos'era, disegnai l'interno del boa. Signore, adesso scusi, ha paura? Ma lascia perdere il boa, occupati di cose serie, tipo matematica, storia, geografia, per me è decisamente più importante. Io lavoro con Salvatore Della Villa ormai da 8 anni, e pure 8 anni e mezzo, diciamo. Porto in scena con lui tutta una serie di testi, in particolare questo Piccolo Principe lo stiamo portando in scena praticamente da quasi 6 anni ormai, sette, compresi quelli della preparazione. Anche vabbè, questa appunto che metteremo in scena oggi, come ha detto poc'anzi Giacomo, è una versione ridotta per le scuole, che è leggerissimamente più difficile perché comunque siamo soltanto in 4 attori. Però è sempre divertente, è sempre piacevole, quantomeno, anche alle volte lanciarsi pure in questa sorta di prova, magari un po' più ardua, ecco, che senza il supporto dei costumi, senza il supporto delle scene, e appunto soltanto i 4 attori. Comunque è sempre piacevole, insomma, ecco. Principe è uno spettacolo che porto nel cuore, è lo spettacolo con cui ho debuttato con Salvatore Della Villa più di 6 anni fa, e sono felice oggi di essere qui a raccontare questa poesia in questa versione un po' più particolare, diciamo diversa, la versione metropolitana, a questi bambini che oggi vorranno condividere con noi l'esperienza del palcoscenico in fondo. È pieno splendore della sua bellezza, sì, c'era una gran cimenteria in tutto questo. La sua misteriosa toletta era durata giorni e giorni, e poi ecco che un bel mattino,
proprio a levar del sole si era costato. Ah, mi sveglio ancora. Oh, ti chiedo scusa, sono ancora tutto spettinato. Come sei bello. Vero? E sono nato insieme al sole. Credo che sia l'ora del caffè e latte. Vorresti pensare a me? Era venuto sotto forma di seme, non poteva conoscere nulla degli altri mondi. Umiliato.